Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. L'Indie World si è appena concluso e come da tradizione vorrei commentare con voi a caldo gli annunci che sono stati fatti durante la presentazione. Un evento che tutto sommato si è svolto secondo le aspettative e sebbene non ci siano stati alcuni tra i titoli più richiesti dalla community, ha comunque saputo regalare emozioni e qualche gradita sorpresa. Prima di iniziare, come al solito, se questo genere di video vi piace, fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Iniziamo! Ancora una volta l'Indie World Showcase non ha deluso le aspettative e si è riconfermato un appuntamento pieno di annunci interessanti. Come avevo pronosticato, i 15 minuti di presentazione sono stati scanditi da un ritmo incalzante, con due belle bombe in apertura e in chiusura e una parte centrale ricca di titoli in grado di stimolare la curiosità di un po' tutti i giocatori. Partiamo però con le note dolenti. Purtroppo, per l'ennesima volta, titoli attesissimi come Silksong, Baldo, Sports Story e Axiom Verge 2 sono stati completamente ignorati e sono ormai mesi, se non addirittura anni, che se ne sono perse le tracce. Il caos totale che si è scatenato durante il 2020 di sicuro non ha aiutato lo sviluppo di titoli estremamente ambiziosi, portati avanti da studi di modesta entità. Gli stessi Sidebar Games avevano affermato in un trailer di scuse che Sports Story avrebbe richiesto molto più tempo del previsto, in quanto il progetto cresceva in ambizioni durante lo sviluppo e lo stesso mi immagino sia vero per Silksong, inizialmente previsto come DLC di Hollow Knight, Axiom Verge, portato avanti da un solo creativo, e Baldo, in lavorazione presso gli italiani di Napsteam. La delusione di non vedere questi nomi nella schiera dei titoli presentati è stata però mitigata da un'ottima lineup. L'aver aperto con Spelunky 2, a cui si aggiunge anche una riedizione del primo capitolo, è stato un vero colpaccio. Il platform 2D che si sviluppa in dei livelli generati proceduralmente è stato uno degli indie più acclamati del 2020 e fa estremamente piacere vederlo arrivare su Switch nella prima metà del 2021. Anche per Super Meat Boy Forever è stata finalmente svelata la data di uscita ufficiale, che coincide con quella della versione PC vista durante TGA, ovvero il 23 dicembre. Si tratterà per il momento di un'esclusiva console per la piattaforma Nintendo, un aspetto da non sottovalutare. Per chi non conoscesse il titolo, vi ricordo che si tratta del seguito in modalità autorun di uno dei platform più punitivi di sempre. L'altra grande bomba arrivata proprio in chiusura è l'approdo di Among Us. Non sono minimamente interessato al titolo, ma ne riconosco il valore e l'impatto che ha avuto sull'online play negli ultimi mesi. Certo, non siamo più nel suo picco di popolarità, ma sono comunque sicuro che in tanti giocatori avranno gioito per questo annuncio. Sono solo curioso di vedere quanto verrà a costare la versione su console ibrida, anche considerando che su smartphone è gratuita. In ambito nostalgia 8-bit, anche Cyber Shadow ha la sua data di uscita, prevista per gennaio del prossimo anno. Gli amanti dell'estetica 8-bit troveranno sicuramente pane per i loro denti in questo frenetico action game ispirato palesemente agli esordi della serie Ninja Gaiden. Tolti questi big, la presentazione è stata farcita di trailer ben studiati per suscitare la curiosità di tutti i tipi di giocatori. Per me i punti più alti sono stati rappresentati da Fisty Fluffs, una sorta di brawler tra gatti che esteticamente rimanda a Untitled Goose Game e non so perché mi ha fatto pensare a Power Stone e alle sue battaglie fuori di testa. Poi c'è Very Very Valet, altro titolo totalmente indecifrabile nella sua follia che credo sia un ibrido tra un party game e un gioco di guida con visuale isometrica. Segue Tunche, un hack and slash che sembra proseguire la strada tracciata da Indivisible, ma snellendo l'impianto da JRPG, e Happy Game, l'avventura horror di Amanita Design, uno studio di sviluppo che ha saputo conquistarmi con Machinarium e Botanicula. In chiusura, anche se con qualche riserva, Alba, un'avventura basata sull'esplorazione di un'isola mediterranea, con una particolare attenzione ai temi ambientalisti. Sensazioni molto più incerte sul clone giapponese di Among Us, quella sorta di visual novel dal nome di Gnosia, il community sim Calico, che proprio non è il mio genere, e il puzzle game Grindstone, che proprio non ha saputo catturarmi. Ma in linea generale posso ritenermi più che soddisfatto e come ultimo appuntamento con la famiglia degli showcase, alla fine possiamo dire di aver chiuso in bellezza. Con l'evento di giovedì, dove Sakurai presenterà nel dettaglio Sephiroth su Smash, potremo finalmente salutare questo 2020, che di sicuro non è stato un anno semplicissimo, ma che tutto sommato nei suoi mesi finali ha saputo regalare qualche bella soddisfazione ai fan Nintendo.
E voi poracci, cosa ne pensate di questo Indie World? Siete soddisfatti? Fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo poi giovedì in live per commentare insieme l'approfondimento su Sephiroth. E se il video vi è piaciuto, sapete cosa fare. Lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi appuntamenti. Io sono il Poro Silksong, Michele Baldo, ciao!